Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube, sono in compagnia di Laura. Ciao. Oggi andiamo avanti con la seconda parte del capitolo 22, sempre qui su Stardust Shooters, Stardust Crusaders. Adesso selezioniamo uno Shigeshi che per fortuna c'è, oltre al nostro che abbiamo, e vediamo come continua la storia. Vediamo un po'. Capitolo di Alessi. Ah, si passa già qua in bagno. Sì, c'è la parte di Polnareff. Sì, che aveva incontrato la ragazza. Sì, 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 che aveva incontrato questa ragazza, che ovviamente lui è diventato bambino. Vediamo un po' come continua. Go, 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 go. Bellissimo. Ovviamente l'ha trovato. Sì. E quindi si inizia a combattere. Si parte, sempre animate benissimo queste cose. Sì. In stile proprio manga. Davvero, come se il manga prendesse vita. Veramente. Cioè, per carità, c'è anche l'anime, ma qua proprio i disegni. Li ha messi... Eccoci qua. Ci sono varie unità nemiche, quasi tutta della terza parte Zeppeli. Adesso andiamo subito con Shigeshi. Vediamo un po' la situazione, ce l'abbiamo fatta. Adesso c'è l'ultimo round, solitamente il primo è sempre fatto da due sottoround, appunto la prima quest è sempre fatta da due round, quindi sì. Qui abbiamo tutte unità nella testa, più o meno a parte Santana. Come dicevo una volta, secondo me avrebbe avuto senso mettere solo quelli della terza, sì, però... visto che comunque ce ne sono un sacco sì, di nemici. Sì, però nemici. È sempre... sempre un po' casuale questa cosa. Sì, anche la difficoltà della quest dipende appunto da che nemico trovi. Sì, sì, perché se ti compare tipo Maraia con i pali della luce, quelli fanno dei danni micidiali. Molto, molto, molto difficili. Sì, sì. E adesso vediamo un po'. Ok, abbiamo preso il diamante. Fanno sempre comodo per scoutare, poi l'unità, ok, per sì, il quella forziere. Ormai te la danno fissa. E adesso procediamo, qui dovrebbero essere tre round. Tre sottora, come sempre, vediamo qui la storia che carino, Silver Chariot, piccolo, vediamo un po' come continua. Anche la ragazza insomma, ha fatta ringiovenire anche un po' troppo. È stato embrionale praticamente. Mamma mia. E veramente tanta tanta roba. Vediamo un po'. Ah, ecco, dovrebbe partire adesso. Perfetto. Sì, qua c'è un'arancia che corre. Vediamo un po'. No, aspetta. Ah, ok, sì, si è bloccato. Però, parte il capitolo. Eccoci qua. Tre round, ok, perfetto, vediamo un po' l'unità, ok, abbiamo Jonathan che ci ricarica un pochino. Okay. Sì, almeno quello. No, comunque è bellino che ogni quest la personalizzino con lo sfondo. Sì, 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 molto molto bello, vediamo un po'. Ah, qua inizia Adams. Sì. Dovrebbe ormai iniziare lui, come più o meno le unità che iniziano per prime le sappiamo. Meno che non ci sia un'unità tua che c'ha quella specie di protezione che gli impedisce di iniziare. No, no, di solito se è lo prendo dall'unità ospite, insomma, che ho preso in prestito. Sì, sì, sì. Ok, adesso sta noi, quindi vediamo un po' con Shigeshi se ce la facciamo. Sì, perfetto, siamo già all'ultimo round. Sì, si procede bene, dai. Sì, sì, sì. Ecco, qua già inizia qualche ostacolo in più. Sì, qualche unità un po' più ostica, via un po'. Però un vabbè, hai visto che sono rimasti comunque vicino a lui, quindi... Ok, sta. Un conto è se io dovevo andargli vicino, ma grazie a Shigeshi posso far così. Ok, adesso sono comparse altre unità. C'è anche l'acqua, quindi diventa un
un pochino più difficile. Sì, che poi anche lì io non ho mai capito l'acqua che cosa fa di particolare. Che se vai a picchiare nel bordo c'è quello stand che ti cosa un po', che ti colpisce un pochino, ti rallenta, però vabbè. Sì, no, perché usando Shigeki normalmente sì, non vado no, a picchiare i bordi, quindi sì, non ci ho mai fatto caso. Le prime volte che giocavo a Stardust Shooters, ovviamente non usavo Shigeki, ma usavo altre unità, sì. Ci andavi inevitabilmente a battere, quindi era sempre così. Sì, no, perché penso ogni volta, sì, cambia sfondo, però poi... Sì. Benissimo, quindi... Abbiamo completato anche questa seconda parte, quindi vediamo un po'. 5 rane SR, molto utili per aumentare le skill. Col cappello di Zeppeli, poi ok. Passiamo quindi alla terza quest. Sì. Per sicurezza uno Shigeki direi di prenderlo se... Sì, beh, eccolo direi. Qua. Sì, prima o poi uno compare perché comunque tra gli amici ne ho diversi. Sì. Ecco qui come continua la storia prima dell'inizio della terza parte. Che loro continuano a, insomma, a ringiovanire. Vediamo. 3 anni adesso. Eccoci qua. Vediamo un po'. Sì, sta lì a cercarlo dove... Inizia a distruggere tutto. Per forza. Anche perché non è che può essere andato chissà dove. Sì. Eccoci qua. Si parte quindi con questa terza battaglia. 3 round, credo, anche per questa. Sì, penso che... Sì. Ecco, sì. Sì. Bene. Allora, qua c'è Lisa che usa la barriera, quindi ci tocca andare proprio... Vicino. A sbattere contro di lei. Vediamo allora, vediamo quello. Come facciamo. Allora, vedi? Sì. Purtroppo ho beccato le manette, però... Forse. No. Vediamo? Okay, non vedi? Ce l'abbiamo fatta, la barriera... C'è anche le Braford. Sì. Vabbè, ci abbiamo l'altro, okay. Quindi nessun... Ok. Problema, dovrebbe lui... avere anche lui la barriera, infatti. Però okay, lui però... l'abbiamo fatto sì, fuori. Sì, perché ci sono andato incontro. Ora vediamo se colpisco Lisa, ma mi sa che devo distruggerla con Jonathan, magari. Sì. Vediamo. Ah no, ok, sempre con Shigeki. Abbiamo un'altra opportunità, sì, effettivamente. Un tiro in più. Vediamo. Okay. Ma vedi, c'era la manetta. Oh, bene, vediamo un po' adesso. Vediamo un pochino. Di un pelo. Di un pelino non ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok, dai. Ok, a posto. Perfetto. Ci siamo. Secondo round. Qua ci sono solo 2 unità. Sì. Ma è davvero. Ma ne compariranno anche dopo. Sì, sicuramente. È strano. Ma è strano però, veramente. Strano? Ma... queste cose. C'è anche Iggy. Sì. I cactus. Vediamo allora. Stiamo molto attenti perché c'è rimasto un solo Shigeshi, quindi, e tra l'altro è vicino ai cactus. Sì, evitiamo. Sto ferma. però è rimasto in vita, aspetta. Ora mi tocca. No, rimango comunque ferma. Sì. Va, dai. Non rischiamo. Sono apparse altre unità, vediamo un po'. Allora, rifacciamo con Shigeshi. Sì. Ok. Mi sono spostata perlomeno. Ce l'abbiamo fatta, sì, dai, sì, ottimo, sì, ottimo, sì. Veramente. Okay. Tante unità. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta, quindi adesso siamo all'ultima parte. Che saranno 4 round. Sì. Poi sì, dipende tutto dalle unità che si trova. Insomma, quindi vediamo se gli ostacoli anche a volte. Quei maledettissimi pali della luce. Mamma mia. Eccoci qua, unità presa. Ok. Allora, questa volta noi
completato, diciamo, questo capitolo non dovrebbe darci nessuna unità, perché l'SR l'abbiamo presa la volta scorsa. Mi sembra di sì. Eccoci qua, che la storia continua. Si era nascosto lì dentro. Vediamo un po'. Ma ah, vedi che viene colpito anche Jonathan, sì, pensa di sì. Tra poco vedremo come finisce, insomma, adesso vediamo. Ok, facciamo questi ultimi round e vediamo. Eccoci qua, gli ultimi 4 round. Mm-hmm. Ci siamo, sì. Mi sa che inizierà Adams, c'è anche Wang Chan, quindi non so se... Penso entrambi. Sì, credo che faranno prima uno e poi l'altro, ecco, ci sono comunque, anche... iniziamo piuttosto male. C'è il veleno. Ci andiamo al culo, vedi? Era inevitabile, sì. Se iniziano prima loro... E Adams, sì. Li becchiamo proprio tutti i veleni. Allora... Allora, qua c'è lo Shigeshi, quello con l'abilità simile invisibile che va addosso a tutti. Sì. Questo. Allora. Che tipo si sdoppia. Sì. Beh, molto forte. Il primo è andato. Adesso vediamo com'è questa seconda parte. Apparentemente sembra abbastanza... Tranquilla, tranquilla. Il veleno non mi sembra che ormai sia svanito come effetto. Sì, penso che quindi era... dura giusto quel turno in cui compare. Sì. Ok. Meno male. Sì. Ok, dai. Secondo andato, siamo a metà di questa parte. Mm-hmm. Avevamo rischiato di perdere uno Shigeshi, ma per fortuna qua con gli oggetti curativi... qualcosina ha ripreso. Bene, vediamo se ce la facciamo anche qui. Mm-hmm. Sì. Ah. Ok, no, qui è un più dura la situazione. Sono più tosti. Se non da gli batte. Si arriva proprio addosso, proprio vicino, è un problema. Accidenti. Ok. Ah, ci sono altre unità. Allora, c'è anche Maraia. Spero che non appaiano i pali. E siamo, guarda dove siamo finiti. Siamo proprio lì. Tutte e due? Ce li ha accoppati tutte e due, no? E quando si... li abbiamo chiamati... Veramente. Ne parlavamo prima di sti maledetti pali e guarda cosa ci combinano. Allora. Sì, andiamo di skill immediatamente direi. Perché è un casino qui, se no. Vai, Josuke. Stiamo molto attenti a questi pali. No, li abbiamo beccati, guarda. Abbiamo preso. Intanto però Jonathan almeno si è ricurato. Sì, Jonathan sì. Sì, però... Adesso è un casino, perché sta... A parte sta a lui. Ai. Però vediamo un po' la situazione. Prova con Jonathan con la skill a questo punto. Rimango qua perché c'è il palo, cosa faccio? Però non è so se becco qua. Queste skill. Sì. Allora... Preso. Però ci ha preso anche lui. Aspetta, ho preso... No, quello che ricura? No, non l'ho preso. Niente, non ce l'abbiamo fatta, quindi ragazzi ci ritroviamo appena abbiamo superato questo punto. Allora, eccoci qua, abbiamo superato il terzo round, che insomma abbiamo fatto dopo la sconfitta. E adesso? Eccoci qui. Vediamo un po'. Certo, quei pali della luce, ragazzi, sono sempre un problema. Micidiali. I problemi sono quello, un po' il veleno, perché alla fine quelle manette ti rallentano, però non... Sì, ma il veleno ti toglie poco, più che altro sono quei cavolo di pali della luce. Voilà. Vai. Non l'abbiamo accoppato completamente, vabbè, però abbiamo ci accontentiamo intanto di... Vai. Ci abbiamo comunque aspetta. L'altro. Sì, diamo di skill a questo punto sul sicuro. E vediamo un po' la situazione.
Eccoci qua ragazzi, purtroppo si era bloccato, quindi abbiamo dovuto riavviare il tutto. Sì. E Comunque ce l'abbiamo fatta, eccoci qua. niente, adesso vediamo la fine del capitolo. È Jotaro da piccolo che che lo picchia uguale. comunque. Mamma mia, Forte bellissimo. comunque, non importa l'età. Eh Ok, sono tornati, sì. Eh normali, e lo picchiano. beh, giustamente. Ecco qui che la storia continua. Anche la donna di prima è ritornata Alla sua età. normale. Vediamo un po' la situazione adesso. Ok. Così si conclude anche questo Sì, capitolo. questo capitolo abbiamo E sbloccato. sì, la ricompensa non ce la fa vedere perché in automatico. Ah, Ah, questa sì. sì, questa sì. Sì, Ah, perché forse ci aveva dato un'altra SR. un'altra Questa mi sa che ancora. forse mi mancava. Non Ottimo. lo so, non mi Quindi ricordo. adesso andiamo a Sì, vedere ecco, che. questo sì che ci mostra la Sì. ricompensa. Però il Sì, e l'avevamo già capitolo. sbloccato prima perché si era appunto bloccato. E quindi andiamo a Quindi vedere. eccolo Eccolo qua. qui, il 23, che vedremo la prossima volta. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!